Buongiorno, good morning. Oggi è il 30 di maggio, siamo già anche alla fine di maggio. Buongiorno a tutti. Oggi parlerò di un tema, un altro di quei temi che mi sta molto al cuore. Sembra un tema breve, invece ho notato che grazie a questa ricerca è abbastanza complesso e parleremo di intestino. Intestino con i rimedi naturali, come avere un intestino felice, un intestino sano, che cosa rende il nostro intestino sano, cosa possiamo fare noi per creare un intestino sano e soprattutto come mai deve essere sano il nostro intestino, il più sano possibile. Allora, partendo dal presupposto che penso che tutti sappiamo che l'intestino è comunque una continuazione del tubo digerente, di tutto l'apparato digerente. Ed è un organo lunghissimo, un organo molto lungo che poi a seconda degli animali cambia la sua lunghezza. I predatori hanno un intestino più corto, noi ci siamo adeguati ad un intestino più o meno medio, mentre gli erbivori hanno un intestino molto più lungo, cioè più frutta e verdura si consuma, più l'intestino diventa lungo. Perché? Perché quello corto deve espellere il prima possibile quello che sono le tossicità, comunque tutte le tossine. Allora, la prima parte, subito dopo lo stomaco, abbiamo a destra, se andate a vedere a destra, spesso magari lo potete anche sentire nei massaggi, si usa molto. Comincia l'intestino tenue, che è la prima parte, che è la parte, diciamo, la parte del nostro intestino che assorbe soprattutto le sostanze nutritive dagli alimenti. Perciò quello che mangiamo, poi dopo il nostro intestino tenue va ad assorbirlo, ad assumere tutte le vitamine che spero abbiamo mangiato. La seconda parte poi va su, si avvicina di nuovo allo stomaco e ridiscende. Nella ridiscesa, quello è l'intestino crasso, l'ultima parte, che è invece quello che assorbe l'acqua, ok, e alcune vitamine. Poi dopo espelle le scorie, le tossicità, le tossine, eccetera, il materiale di scarto, per così dire. Perciò abbiamo lo stomaco e sotto c'è la parte dell'intestino in mezzo, no, che va su e giù, ma poi ritorna sopra l'intestino crasso, sopra l'intestino tenue. Infatti, quando si fanno i massaggi si conosce ben bene questa parte. Molti esperti ci raccomandano che se vogliamo conoscere la salute del nostro intestino dovremmo guardare quello che espelliamo quando andiamo in bagno. Infatti si dice che non dovrebbe puzzare, non dovrebbe esserci nessun odore, dovrebbe essere molto naturale, non ci dovrebbero essere stipsi, diarrea e quant'altro. Perciò vi consiglio anche per chi ancora non l'avesse fatto di leggere assolutamente il libro di Arnold Ehret, Il sistema di guarigione della dieta senza muco. Lui vi parlerà esattamente dell'intestino, cos'è uno stomaco, ma soprattutto cos'è l'intestino e l'intestino felice e come mantenerlo felice. Ma che cosa permette al nostro intestino di funzionare in questo modo? Mentre nello stomaco abbiamo gli acidi, se così vogliamo, ma anche qui ci sono dei microrganismi, di sicuro l'intestino è abitato da una variegata flora batterica, esseri viventi che lavorano per noi lì dentro. Tutte le nostre cellule sono esseri viventi per me. Ciao ragazzi. Allora, le tracce di vita sul nostro pianeta pare siano state trovate comunque dei sedimenti rocciosi dell'Australia e del Sudafrica e risale a 3,5 miliardi di anni fa, soprattutto negli oceani. E si così dice siano questi stati i nostri primi microrganismi. Qualcuno magari ha già sentito parlare di questi microrganismi che si usano in casa anche molto per pulire. Io li uso nel camper per il mio WC, ma anche per le pulizie insieme ai miei oli essenziali. Perciò l'intestino è abitato da una miriade di questi microrganismi che rappresentano poi la flora batterica, che oggi andremo a vedere in breve perché deve essere florida, perché deve essere sana e perché molti microrganismi sono assolutamente indispensabili per la nostra salute e per il nostro intestino. In fondo possiamo dire i nostri avi. Allora, loro lavorano per noi per creare equilibrio, per
aiutarci proprio a scomporre anche il cibo, poi vedremo più avanti proprio la loro funzione. Pensiamo che sono talmente piccoli che c'era da qualche parte un esempio, possiamo trovarne fino a 10.000, 10, sì, 10.000 miliardi di batteri nel nostro intestino e un diametro, perciò il diametro di questo battere tra 1 e 10 micron, un micron equivale a un millesimo di millimetro. E una flora ordinata di batteri uno vicino all'altro misurerebbe allora, 1.000, ok? 1.000 batteri, un millimetro. Ecco come sono piccolini. E questi sono dentro di noi che lavorano per noi. Vanno a ricoprire la nostra flora, la nostra parete intestinale, per alcuni devono assimilare, altri devono espellere. Però ovviamente in questi batteri ne abbiamo di buoni, di medi, di meno buoni, quelli che vorremmo poi eliminare. Tutti avranno sentito parlare di Candida. La Candida fa parte della nostra flora batterica quando non va bene, quando sono troppi, ok? Allora a quel punto non è più un equilibrio, è proprio l'equilibrio che crea, se vogliamo così, la malattia. Sappiamo da sempre che sono i disequilibri che creano le malattie dentro di noi o comunque le situazioni che non vorremmo. Comunque questi, come dicevo prima, questi batteri producono appunto anche le vitamine oltre a farci digerire. Allora, due sono le funzioni comunque principali. Fermentare il materiale non digerito, cioè materiale non digerito viene fermentato nel nostro intestino. E poi l'acido butirrico, inoltre, questo acido grasso, che è una catena corta, protegge il colon dai tumori, ad esempio, ed è una forma protettiva proprio per aiutarci. Questa parete ci aiuta pertanto e ci preserva dalle malattie. Allora, quando si parla di batteri, però sappiamo, noi pensiamo subito: no, i batteri fanno male, i batteri fanno male, non dobbiamo avere batteri, vogliamo gli antibatterici, vogliamo gli antimicrobici. No, non è così, perché dicevo prima, ce ne sono di diversi tipi. Allora, è vero che se ne trovano tanti anche in commercio e spesso sono comunque prodotti a livello industriale, ma come qualsiasi cosa, no? Noi possiamo andare a comprare del cibo buono e del cibo meno buono. Io non vi do consigli su quali dovete acquistare, vi consiglio di trovare quelli che hanno dei batteri vivi, informatevi bene. Perché devono essere vivi per poterci proteggere da batteri negativi, da funghi, da muffe e da molto altro ancora. Pensate che soltanto nel nostro microbiota intestinale, che è proprio questo di cui stiamo parlando, è costituito da 400, da 40, scusatemi, trilioni di batteri e si differenziano da 400 a 4.000 diverse specie. Tra i cocchi, gli streptococchi, i bacilli e molto altro. Poi ci sono quelli aerobici e quelli anaerobici. E poi mi fermo qui con tutto quello che è così tecnico. Quello che a noi invece interessa è proprio che ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Allora, sappiamo che ci sono dei parassiti. Già la sola la parola parassiti ci fa capire che c'è qualcosa che non va, insomma, i parassiti. È vero che ci sono anche dei parassiti in natura che vengono poi aiutati. C'è una bellissima foto che ho visto ultimamente, un albero che era stato tagliato e si è attaccato a un altro albero, tipo parassita, ha continuato a vivere grazie all'altro albero a cui si era attaccato. Per l'altro albero era un parassita, però magari è anche un modo per aiutarsi a vicenda. Allora, i parassiti si nutrono di sostanze dell'organismo e sono patogeni, okay? I parassiti sono patogeni, pertanto potrebbero, non è detto che devono, ma potrebbero darci dei disturbi o anche delle patologie. Poi abbiamo quelli neutri, i commensali, bellissima la parola, il commensale, cioè vengono e stanno con noi. Questi nutrono comunque di sostanze il nostro organismo senza dare grandi problemi, in fondo non danno né benefici né malefici. E poi invece quelli che ci interessano, quelli che vogliamo, come dire, coltivare e far crescere dentro di noi sono i simbiotici. Questi batteri producono per noi le vitamine e molte altre sostanze che ci servono, proprio nutrienti.
Ok, allora bisogna, come dire, aiutare questi simbiotici e tenerci anche i commensali, ma sicuramente eliminare gli altri. Allora, noi dipendiamo, il nostro benessere dipende pertanto dalla nostra flora batterica, da questo universo che abbiamo nel nostro intestino lungo, adesso non mi ricordo, ditemi quanto è lungo l'intestino, sopra i 12 metri, 12, adesso guarda, mi sono dimenticata la lunghezza del nostro intestino, quello umano intendo, non quello animale, perché per gli animali dipende dal tipo di animali. Allora, cos'altro ci possono aiutare questi microrganismi? Se qualcuno non ha mai sentito parlare degli EEM, che sono questi microrganismi che si possono utilizzare anche per le pulizie, vi invito anche ad andare, adesso quello ci vorrebbe un incontro solo sugli EEM, andate comunque a fare una ricerca. Allora, influenzano e interagiscono con le cellule anche per comunicare tra di loro e poi comunicare con il nostro cervello. Okay. Abbiamo detto combattono comunque le sostanze che non ci servono, che ci potrebbero arrecare gravi danni e possono anche addirittura eliminare dal nostro corpo eventuali additivi e coloranti nei cibi che digeriamo. Ovviamente meno ne ingeriamo, meno deve lavorare la nostra flora batterica che invece potrebbe produrre, più che eliminare potrebbe produrre le cose che ci sono. Cioè il suo lavoro dovrebbe essere prendo il cibo, scarto quello che non mi serve il meno possibile, se gliene diamo meno, e assimilare molto di più quello che mi serve. Se io gli do tante tossine, ripeto la stessa cosa, il mio corpo è più come dire, impegnato a espellere, a eliminare e ha così meno forza, meno energia per poter assimilare. Decomporre il cibo, l'abbiamo detto, e assorbire le sostanze che ci servono. Però anche sentiamo parlare di intestino, di colon irritabili, ok? Quando questo intestino è sempre, sempre, sempre sollecitato, perciò può aiutare anche in questo senso, più è equilibrata, meno avremo di questi problemi. Poi ci può aiutare però anche in caso di intolleranze, di allergie, l'abbiamo visto, no? Dal momento in cui espelle ci aiuta anche ad avere meno intolleranze e meno energie, produce anche la vitamina B12, questo è importante da sapere, la vitamina B12 viene prodotta nel nostro intestino, questo noi vegani lo sappiamo, spero che lo sappiano anche tutti gli altri perché la carenza della vitamina B12 può essere non solo per i vegani, io infatti non ne assumo perché ho una buona alimentazione. Ma per tutti può essere perché tutti mangiamo male. E poi ci aiuta anche a produrre la vitamina K. Ok, aiuta anche il nostro livello del metabolismo, ok? E anche gli acidi della bile, equilibrare anche questi. Poi può creare anche produrre alcuni aminoacidi e influire sul nostro sistema nervoso. Boh, ci può aiutare anche ad espellere e metabolizzare alcune sostanze chimiche che non dovrebbero esserci nel nostro corpo. Bene, vediamo l'importanza che ha questa flora batterica, questo microbiota per il nostro intestino. Bene, poi vado più avanti perché sono tantissime. Alcune problematiche invece che può dare quando questo non è in equilibrio. Ho scoperto che grazie a Elena, dopo vi dirò chi è che mi ha aiutato anche a preparare questo rapporto, questo incontro, ed è importante alcune cose che accadono ogni giorno che invece interagiscono molto e vanno, come dire, a indebolire la nostra flora batterica. Il parto cesareo. Io ho scoperto già da alcuni anni che per alcuni medici e alcune persone dicono: ah no, guarda, piuttosto che soffrire preferisco il parto cesareo. E io ho sempre detto: ma come puoi fare una cosa del genere? No? Se la natura ci ha dato di farlo in un certo modo, è giusto anche seguire la natura. Ecco, se potete, quando potete, preferite sempre il parto cesareo per innumerevoli motivi, tra cui anche la flora batterica. Anche perché è questa che poi dopo nutre, se così vogliamo, i nostri bambini, il nostro neonato. Il parto cesareo invece ne impedisce la formazione, ok? Perciò proprio di formare la flora batterica del bambino nel momento in cui questo nasce. Sicuramente nell'età avanzata, motivo per cui anche si dice alle persone over 50, che non vuol dire essere in età avanzata,
dovrebbero stare più attenti alla vitamina B12. Hanno scoperto in alcuni casi di depressione, io mi ricordo molto bene una persona che conosco che invece mangia carne. Ma la sua depressione per lunghi anni è stata messa a posto in anzianità, a posto, ormai i problemi c'erano dovuto avendola avuta per così tanti anni, ma si erano accorti che con la vitamina B12 avrebbero potuto aiutarla molto prima. Le malattie intestinali croniche, cioè mangiamo male per troppo tempo, il nostro intestino ovviamente si ammala, così avere per troppo tempo le candide, i virus, i batteri, patogeni di qualsiasi tipo, avere un'alimentazione scorretta per anni, non posso dire secoli, ma per molti, molti anni, allora questo fa indebolire il nostro intestino. Farmaci, abuso anche di comunque sostanze, alcol, fumo, tutto va a indebolire il nostro organismo, questo lo sapete già, o anche una cattiva igiene orale. Questo anche. Il latte materno è molto importante per i bebè, ve lo dico io che purtroppo non ho avuto la fortuna di essere allattata solo per alcune settimane, ne ho risentito sicuramente molto nella mia vita per la mia salute. Perciò se potete, mamme, se potete, allattate, allattate. Io non sono mamma, però allattate. So che a volte può essere difficile, a volte può essere impegnativo, però grazie a Dio vedo che le nuove mamme invece hanno ripreso questa buonissima abitudine di allattare. E anche gli antibiotici, beh, come dirlo, anche questi sicuramente diminuiscono la nostra flora batterica. Come scegliere quelli migliori, ve l'ho già detto, assicuratevi che siano fermenti vivi, cioè che siano sostanze vive, ok? Non prodotte industrialmente. Quando dico industrialmente, intendo anche poi con l'aggiunta di prodotti sintetici, giusto per, no? Scegliete i prodotti più naturali che potete in commercio, nei negozi piccoli, o se avete qualcuno che li fa, come Elena, qualcuno che glieli fornisce, un ragazzo che vive in Thailandia, cioè scegliete qualcosa di buono. Che cosa possiamo fare però anche per aiutare questo? Ho detto prima, un buon cibo. Aiutatevi anche con la frutta, la verdura, soprattutto fermentata. Prendete ad esempio i crauti, ve li grattugiate il giorno prima, 2 giorni prima. Io non sono brava nella fermentazione dei cibi, però potete guardare in internet quante ricette, ma anche solo grattugiarvi la verza. Metterci il sale, lasciarla lì anche una giornata, poi spremerla bene 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 per togliere il sale che c'è, fare alcuni altri processi e poi usare questo ad esempio nella vostra insalata, perché questo va ad aiutare di nuovo il nostro intestino. Poi questi, come dire, probiotici possono essere utili anche per aiutare il vostro giardino, l'orto, sia il giardino che l'orto, oppure anche la cura della pelle per pulire la casa, come vi ho detto io per il vicino e il mio camper, non uso niente di chimico, anche per fare uno spray per le pulizie. Io uso gli oli essenziali, però ad esempio nella parte del WC uso i fermenti, gli emi, i microrganismi, per non interferire con i probiotici, non che non possono andare insieme, io ho chiesto al ragazzo, possono andare insieme probiotici e oli essenziali, l'importante è non conservarli insieme nello stesso barattolo, nella stessa bottiglia. Per quanto riguarda lo yoga, come mi può lo yoga aiutare a riequilibrare, no, proprio la mia parte dell'intestino, cosa lo può aiutare? Noi abbiamo molte respirazioni nello yoga, ma anche una tecnica di purificazione, il Kriya Yoga, che funziona proprio tanto sulla parte intestinale. Sono questi colpetti che vi ho già fatto ascoltare varie volte, farò poi una volta un video. La cosa migliore è proprio mettere sulle braccia con le mani in namaste, tenere la schiena ben dritta, rilassare le spalle, tirare su la colonna più in alto possibile, mento al petto, star seduti in meglio se a gambe incrociate e poi a dare proprio dei bei colpetti nella parte bassa intestinale, proprio sull'intestino. Un'altra posizione molto bella è proprio portare le mani dietro, intrecciare le dita e venire in avanti più e più volte, allunghi bene la schiena,
entrano, se sei in Padmasana, anche i talloni nell'intestino e crea un massaggio intestinale, tutto fatto ovviamente con la respirazione. Oppure il saluto al sole, perché ci porta tanto indietro, tanto in avanti, di nuovo giù, e si creano proprio questi bei movimenti sulla parte intestinale, perché sotto c'è prima l'intestino, proprio tanto massaggio all'intestino. Oppure gli allungamenti di fianco per allungare bene anche la parte ai fianchi del nostro intestino. Il Bhujangasana, oppure l'arco, mettersi con la pancia giù, piegare le ginocchia, prendere con le mani le caviglie se potete, altrimenti fatelo uno alla volta, e poi sollevarvi bene con il busto per allungare bene tutta la parte inferiore, e poi magari fare proprio la nave per terra, la barchetta, per massaggiare bene la parte intestinale. Piegamenti in avanti sempre ottimi per quello che riguarda l'intestino, la torsione e la schiena, e anche le torsioni anche a terra o in piedi, molto valide. E poi alla fine sempre fermarvi portando le ginocchia al petto, abbracciandole bene 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 bene, rilassando la schiena. Un altro rimedio naturale, oltre al cibo, oltre allo yoga, la respirazione, la meditazione, che va a rilassare tutto, o qualsiasi altra pratica voi facciate, io parlo di quelle che parlo io, anche un buon trattamento Reiki. Però non aspettatevi che siano gli altri a risolvere i vostri problemi, fatele voi le cose. Ecco, io ci tengo tanto a spiegare questo. Abbiamo il basilico, che è l'olio del rinnovamento per quanto riguarda gli oli essenziali, come possiamo usare questi. Il basilico comunque è un calmante, ci aiuta a concentrare, lo possiamo usare anche per il cibo. Ci sarà un motivo perché in natura usiamo tanto il basilico. Io lo metto fresco in insalata, ad esempio. Oppure usiamo il pesto è una cosa a freddo, a crudo, perciò non perdiamo niente. Mentre io eviterei il basilico, quello nelle bottiglie dove è stato lì dentro magari per un paio d'anni, è nocivo. Quando abbiamo imparato questo, noi quando facevamo la nostra salsa in Italia non mettevamo più il basilico nelle bottiglie, solo il sale e il basilico ognuno se lo mette quando cucina. Vi invito a mettere le spezie a fine cottura o verso la fine, non dall'inizio, dove perdono completamente i loro principi attivi. Pertanto lo usiamo da sempre in cucina il basilico. Se usate gli oli essenziali, ricordatevi, adesso non ce l'ho qui, uno stuzzicadente, usatelo prima in questo modo per vedere se non è troppo, oppure la punta di un coltello, quello che è. Comunque può davvero aiutare a calmare la nostra mente. Nel momento in cui io calmo la mia mente, si calma anche il mio intestino, lavora con il mio sistema nervoso. Infatti il basilico è un ottimo antistacanovisti, che io l'ho usato molto nel periodo in cui veramente ero molto molto stressata, proprio per aiutarci in questo senso. Se lo usate insieme a geranio e l'arancio, il nostro Wild Orange, lo potete usare anche come massaggio. Io vi invito, quando utilizzate il basilico in diffusione, non mettetene tanto, se no sentite, vi sembra di stare in un ristorante dove hanno appena fatto un pesto. Per un paio di minuti va bene, ma poi quando sono troppe ore può diventare anche un po', a me dà fastidio, perciò attenzione. Motivo per cui ci può aiutare anche con il poi del rinnovamento, no? L'intestino è anche rinnovare e mandar via. Poi abbiamo la maggiorana, che utilizziamo anche per rilassare ad esempio le tensioni muscolari, le tensioni articolari quando ci sono dei fastidi, ed è l'olio della connessione. Pensiamo proprio, no? Connetterci con il cervello, con la mente e il nostro intestino. Pertanto anche questo è un olio calmante. Può essere utilizzato anche questo con i massaggi, e ad esempio ai bambini lo possiamo utilizzare, ovviamente anche in cucina, la maggiorana. Io ad esempio non l'ho mai usata molto in cucina, però se avete le foglioline fresche mettetele direttamente nelle insalate a crudo, nelle salse a crudo, nelle verdure e nelle minestre. Poi i romani, anzi gli antichi greci e romani, dicevano che la maggiorana era il simbolo di felicità, perché è l'olio della connessione. Bene, per i bambini, ad esempio, quando ci sono molte tensioni, o dei bambini che non dormono molto, ultimamente qualcuno lo chiedeva nel gruppo, ecco, i bambini irrequieti potete provare a massaggiargli un po' di maggiorana sotto i piedini, oppure metterlo in diffusione. Poi abbiamo lo zenzero, sappiamo quanto è importante lo zenzero per la nostra
digestione, ma lo zenzero è anche l'olio della consapevolezza, cioè essere consapevoli. Quando io sono presente e sono consapevole, sono meno preposta allo stress. Allo stress. Oh, scusate, ma c'è il mio gatto che tra poco cade e poi non va bene. Scusatemi, l'alzo un attimino che si sta addormentando e poi mi cade. Allora, lo potete usare al posto dello zenzero in polvere, però come sempre dico, mettetene poco perché sennò può essere. Io ogni tanto ne metto delle gocce e poi diventa un po' troppo forte, però lo zenzero l'abbiamo sempre usato anche per il sistema immunitario, per aiutarci soprattutto nei periodi freddi, per riscaldarci, eccetera, ma anche per la digestione. Infatti può aiutare anche nei momenti magari che abbiamo problemi di indigestione, proprio per i suoi peli, per rilassarci. E poi lo potete usare molto bene anche per i biscotti, per i dolci, con un bel massaggio che adesso molte delle nostre hanno fatto la tecnica dell'aroma touch. Cercatene una e fatevi offrire un bel massaggio con l'aroma touch tra le mie consulenti, ma ce ne sono sicuramente tante altre. Messo insieme la nostra Ah, i suoi peli, messo insieme il nostro zenzero a menta e cardamomo è proprio per aiutarci anche a digerire, ma anche a fare dei massaggi. Allora, il massaggio in fondo cosa fa? Il massaggio ci aiuta a rilassare, ci aiuta a rilassare la mente, ad essere presenti, a creare comunque, a smuovere il prana, ecco mi morde, a smuovere il prana dentro di noi, a smuovere l'energia dentro di noi per un buon benessere. E poi non potevo non mettere la rosa, perché la rosa, oltre ad essere l'olio dell'amore divino, è sicuramente un olio molto calmante, ottimo per la pelle, utilizzatelo per gli anestetismi della pelle. È comunque un olio che dà idratazione alla pelle, abbiamo visto anche dell'intestino quanto è importante, anche i liquidi, mi raccomando, bevete sempre tanto, come dicevo già domenica scorsa, non troppo durante i pasti, bevete fuori dai pasti perché i liquidi sono importanti, noi siamo fatti anche di liquidi. Ok, pertanto la rosa ci aiuta proprio anche a ridare idratazione alla pelle e più siamo idratati, meno si creano anche gli anestetismi. Poi comunque la rosa con il suo odore, a qualcuno può non piacere, ma con il suo odore già ci calma assolutamente e ci aiuta, come dire, a superare quelle tensioni che possiamo tutti avere. L'ultimo olio che vi voglio presentare oggi è un olio che io uso relativamente poco, come olio essenziale, lo uso relativamente tanto in cucina e da secoli viene un po' venerato il rosmarino, essendo anche uno dei primi oli ad essere distillato, uno dei primi oli essenziali ad essere distillato. Chi non mangia il rosmarino con le patate al forno? Solo le patate al forno e altre verdure? Gli animali lasciamoli in natura, lasciamoli vivere, che oltretutto non ci fa bene mangiarli, perché creano tante tossine e infiammazioni nel nostro intestino. Perciò lasciate gli animali lì dove sono, lasciateli liberi, amiamoli, ma non mangiamoli. Allora, nell'antica Grecia e anche i romani di nuovo e anche gli egizi e gli ebrei veneravano proprio, la trovavano un'erba sacra. È un olio essenziale da un gusto, lo sapete, comunque anche il rosmarino molto forte. Voi passate davanti a un guscio, a un cespuglio di rosmarino, non potete non sentirlo, cioè si sente molto bene. Vi invito sempre, aia, basta, vi invito sempre, si arrabbia quando mi muovo. A sfregare tra le mani quando avete una spezia, soia, basta! A sfregare una spezia tra le mani quando l'avete e poi inalatela. Già solo questo vi fa rilassare. Evidentemente lei non riusciva a rilassarsi perché io mi muovevo. Allora, e anche così possiamo di nuovo aiutarci anche con la digestione. Cosa vuol dire la digestione? Il nostro corpo digerisce già da solo, noi però lo dobbiamo portare in condizioni di calma. Siamo molto stressati e quando siamo stressati, il nostro stomaco, il nostro intestino, i nostri organi fanno questo, non possono fare questo. Poi per quanto riguarda il suono dell'intestino, vi riporto di settimana scorsa quando abbiamo fatto il suono del
esattamente come settimana scorsa. Fatelo, perché già solo questo, guardate, dovete, se notate, tirare dentro la parte bassa intestino, cioè proprio dove c'è l'intestino, perché nell'espirare con la pancia nel modo giusto, vi ricordo sempre come si respira. Inspiro e amplio il mio intestino, il mio stomaco, riempio i miei polmoni, espiro. Anziché curvarvi in avanti, tirate su la colonna e tirate dentro il vostro intestino. Provate a farlo. Inspiro, allargate l'intestino. Sentite largo dappertutto, fuori la pancia, fuori i polmoni. Espiro dalla parte bassa, espirate. Poi tirate dentro ancora e sollevate la colonna. Create più spazio. E allora continuare a fare questo massaggio, oltre a quello che vi insegnavo settimana scorsa, il Nauli, che è questo massaggio addominale dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, oppure girare l'intestino, sono tutti, come dire, tecniche che vi aiutano proprio a massaggiare bene, a eliminare le tensioni e vi aiutano a espellere tutto ciò che non ci serve, perché sappiamo bene che poi invece stipsi, diarree, colon irritabile, è tutto dovuto proprio alle nostre tensioni e al materiale di scarico di troppo che magari era materiale, ad esempio le farine bianche. Mangiare tanta farina bianca può mai farci bene. Mangiare tanti insaccati, mangiare tanta roba che è stata proprio pigiata insieme può mai farci bene. Oppure se c'è anche una cosa che davvero fa molto male alla... È vero che i fermenti vivi fanno bene, però lo yogurt ormai sappiamo, quello di latticini, non è necessariamente qualcosa di utile. Oltretutto ricordatevi che gli enzimi cambiano con il tempo e mentre vanno bene per digerire il latte materno, da grande non vanno più bene perché nessun altro animale sul nostro pianeta va a bere il latte degli altri animali. Quando è stato svezzato. Durante lo svezzamento, durante l'allattamento, sì, lo va a cercare il latte da altri animali, lo vediamo in natura come altri animali possono allattare specie diverse, lo fanno gatti, cani, ma non solo, ma non quando è finito il periodo dell'allattamento. Lì ognuno va a mangiare quello che è naturale ed è qui che abbiamo tanti problemi. Perciò ricordatevi. Tenete un intestino felice, io so cosa vuol dire avere grosse, grosse coliche intestinali, avere grossi problemi con l'intestino, già a 14 anni ero in mano ai medici per l'intestino e a 30 anni mi piegavo per strada e i miei amici non capivano perché spesso io non uscissi perché dicevo no, sto male, ho mal di pancia, ho mal di stomaco. Ho fatto tutte le mie analisi per anni, le mie allergie, ho eliminato tantissimi elementi che non mi facevano bene, ovviamente. Per 30 o 40 anni l'ho martoriato, adesso ci vorrà un po' fino a quando lo metterò a posto, però ci sto lavorando e vi invito a fare la stessa cosa, perché un intestino sano, uno stomaco sano, gli organi sani vuol dire anche un'ottima funzione del nostro intero organismo. E più la nostra mente è rilassata, più anche possiamo aiutare tutto il resto del nostro corpo. Io ringrazio Elena che mi ha aiutata comunque a fare queste ricerche. Lei usa un altro tipo di probiotici, non quelli che uso io. Vi invito comunque, metterò poi nell'articolo tutti i suoi riferimenti. Vi invito poi a contattarla. Lei è una terapista complementare e qui a Lugano e fa anche il massaggio Lomi Lomi. Io ho preso anche molte informazioni sullo Yoga Journal per quanto riguarda lo yoga. Ci vediamo se volete lunedì con Sabrina per l'Home Essential in tedesco. Se avete persone che parlano tedesco possono ascoltarla su Facebook. Martedì Katia con il Kit Convention che non sappiamo ancora cos'è, giuro, prometto, non lo so. Mercoledì sempre Katia con il suo detox. Noi venerdì continuiamo la via dello yoga con Niyama, le cose da fare nello yoga. Sabato c'è l'inaugurazione di Katia che tempo permettendo, speriamo che questa volta ce lo permette.
Domenica ci vediamo per la mia ultima diretta, e sarà la prima e l'ultima per il mese di maggio, penso, Viaggi e rimedi naturali. Dopo non so come andrà perché sapete sempre che io vado via, bye bye, in camper per un po' e mi devo prima organizzare. Però vi ricordo che il weekend prossimo, comunque dal 4 al 5, c'è la convention, che anche quest'anno purtroppo non possiamo andare dal vivo. Speriamo presto, perché avere le convention dal vivo è una cosa eccezionale. Io ho avuto la fortuna di andare ad alcune, perciò speriamo di poterlo fare presto, dal 4 al 5. Chi non avesse, anche le persone che non sono ancora clienti doTERRA o che comunque vogliono conoscere meglio i nostri prodotti, possono partecipare alla convention. Io vi auguro una buona domenica, io continuerò il mio imballaggio e bye bye. Ci vediamo o lunedì o nei prossimi eventi, al più tardi domenica. Buona domenica a tutti voi e mi raccomando, anche quando andate adesso a mangiare a pranzo, ricordatevi della vostra flora intestinale.